Find liberation from a serpent's bite among these. Oh, you work so hard that you can't sleep nights among these. Gary Hamilton! Sono io. Siete Gary Hamilton, il tenente Gary Hamilton? In virtù di un emendamento del decreto
emanato dal presidente che contempla l'amnistia per i reati politici ed in considerazione dei vostri precedenti meriti militari e per la vostra buona condotta in questi anni di detenzione, rivisti gli atti del vostro processo, siete stato graziato. Siete stato graziato. Siete stato graziato. E pertanto, in virtù del sopracitato decreto, voi siete libero. Quanto devo? Niente. Per voi gratis. Mi rifarò aumentando il prezzo alle guardie. No, ho imparato che tutto si paga. Quanto ci siete stato? 10 anni. Impressionante tornare nel caldo e nella polvere del sud dopo tutto il tempo passato a West Point. Tornerete poi nel nord? Ancora un anno e avrò finito l'ultimo corso. E sarete ufficiale? Sì, e dovrò decidere se continuare o tornare per aiutare mio padre e stargli vicino. Voi cosa preferite? Ma non so. Per natura preferirei restare, trovarmi una ragazza, sposarmi e avere una mia famiglia qui. E chi vi impedisce di farlo, allora? Mio padre, forse.
Le sue ambizioni su di me sono molto più grandi delle mie. I suoi vivono da queste parti? Sì, mio padre è il proprietario delle miniere di Creighton. Mi chiamo Dick Accombar. Avete detto Accombar? Sì, perché lo conoscete? Ma certo, lo vedo spessissimo. Ci si incontra sempre per la fiera di Thornton City. Ma non sapevo che avesse un figlio così grande. Lo pensavo addirittura a scapolo. Vedo, ho perso mia madre quando era ancora bambino. Oh, vi chiedo scusa. Qui che volevate scendere? Per favore, dite a vostro padre che Gary Hamilton è tornato. E che verrà a trovarlo al tramonto. Il vostro nome, come avete detto? Gary Hamilton. Siete amico di mio padre? Ha dimenticato questa. Non vi preoccupate, se viene questa sera a trovare vostro padre, potete ridargliela voi stessa. Cosa vuoi? Un fucile e un cavallo. Non bastano? È la ricompensa per tutte le pietre spaccate in 10 anni. Con questi pochi soldi al massimo potrei venderti Uragano, quello che mi tira il carretto, ma mi ci sono affezionato. Prendi Morello, è un buon cavallo. Gli altri momenti sono più vecchi di me. Sai, dicono che le bestie a lungo andare assomigliano ai padroni. Vedrai che un giorno o l'altro li cascheranno anche i denti. Ecco quello che fa per te, è un modello nuovo. È molto rapido, vedrai. Bello, eh? Cosa ne dici, eh? Ehi, senti, sei arrivato sicuro di trovarmi sempre qui, vero? E non hai pensato che in tutti questi anni il diavolo avrebbe potuto portarmi via? Ci sono cose che è inutile sperare nella vita. Eh già.
Bravo, bravo! Ah, bene, così adesso non conosceremo più la direzione del vento. E stasera, se arriverà, vedrai. C'è nell'aria un tornado coi fiocchi. Quando pensi che arriverà? Prima del tramonto. E non credo di sbagliarmi, caro Gary. Gli anni sono passati, amico mio, ma questo è rimasto un posto di merda. Ti dai da fare per costruire qualcosa, lavori mesi, poi regolarmente arriva un tornado, è giù tutto. Negli ultimi 10 anni, almeno 4 volte si è portato via tutto il paese. Non credo che lo riconoscerai, sai. Le uniche cose rimaste sempre uguali sono la vecchia miniera e il cimitero indiano. Ma lì sotto non ci scende più nessuno. L'unica cosa che ha sempre retto è la tua fazenda. La Combar vive lì? Certo. Il re nella sua favolosa reggia. E tu gliel'hai lasciata tutta bella, completa di arredamento e di harem. Sì, amico mio, io ne avrò viste di baldracche, ma più baldracca di quella... Che cosa vuoi fare, eh? Vuoi andare in paese? Aspetto il vento, andrò con lui. Sarà una doppia ventata allora. La Combar sarà già pronta a difendersi dal tornado, ma certo non si aspetta il tuo ritorno. Sarà una nottata piuttosto calda. Perisci. 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 E finirai col crearti soltanto dei nemici. Uccidi. Uccidi. E così tu avrai il potere. Io il potere lo voglio per mio figlio Dick. Arriva la diligenza! Guarda lì, Rosy, guarda il vecchietto. Adesso i tuoi spasimanti si portano appresso anche il letto. Su, muoviti, Joe, ne servono altri 2. Ma allora fate l'orgia stasera. Avanti, Joe, non perdere altro tempo. Sì, no. È una mia idea. Bisogna nascondere tutte le bottiglie, così freghiamo il tornado. Potrà portarsi via anche la casa, ma io e le bottiglie saremo al sicuro. Mi raccomando, ti alle d'occhio. Puoi contarti. Come stai, Jim? I tuoi fratelli? Bene, sono con tuo padre, ci aspettano a casa tua. Vieni. Il bagaglio. Ci penso. Come va, Dick? Bene, grazie. Tu? Bene. Allora, vieni. Arrivederci, almeno lo spero. Se venite con vostro padre per la fiera, passate a trovarci. Vi aspettiamo. Arrivederci, signora Combar. Una conquista, eh? Se la cosa è seria, non devi fare altro che dirmelo. Si va con i miei fratellini a Torton City e ti organizziamo un rapimento favoloso. Oh.
E noi dovremmo aiutarlo spianandogli la strada. La sua sarà una carriera politica rapidissima. Sarà eletto senatore della contea, senza trovare concorrenti. E poi, sfruttando tutte le nostre conoscenze, lo porteremo ancora più in alto. Governatore dello Stato. E infine... Presidente degli Stati Uniti. Dick. Bentornato, figliolo. Beh, se quello che ho sentito sono i tuoi progetti su di me, spero di non deluderti. Anche se forse non arriverò mai tanto in alto. L'esercito di Santa Maria, signore, l'esercito di Santa Maria ai suoi ordini. Bravi, come i tre moschettieri. E un giorno io potrei essere il vostro D'Artagnan. E Maria? È di sopra, andiamo a salutarla. Vieni. Juanito! Benvenuto a casa. Juanito! Maria ti ha fatto preparare la stanza migliore. Ah, bene. Bentornato, Dick. Grazie, Frank. Salite a bere qualcosa. Bentornato tra noi. Ah, sei bellissimo in divisa, sei splendido. Sì, la divisa gli starà bene, ma sono sicuro che non vede l'ora di levarsela per farsi un bel bagno, vero? Sì, infatti, fa un caldo infernale, non c'è un filo d'aria. Tra poco ce ne sarà fin troppa, vedrai. È sempre così quando sta per arrivare un tornado. Ricordi quello di 2 anni fa, i vecchi dicono che quello di questa sera sarà ancora più forte. Ma che fate? Non si fa più la bevuta? Avanti! Va bene. Un drink? No, grazie, non ora. Dopo il bagno. Bene. Allora, Dick, vogliamo andare di sopra? Ah, senti, questa borraccia l'ha dimenticata un tale che era con me sulla dirigenza. È sceso al bivio prima del deserto e mi ha detto di dirti che sarà qui al tramonto. Credo sia un tuo amico. Un mio amico? Sì, si chiama... Signor. Ah, si chiama Gary Hamilton. Cosa sono? Predatori. Fuggono il tornado. Gli animali lo sentono e lo evitano. Bene. Dagliela tu allora quando verrà. Mi accompagni? Ma sì, certo. Vieni. Sì, la riconosco, è proprio la sua. Quella che mettemmo nella diligenza per creare la prova contro di lui. Sta zitto! Non voglio che si parli di questa storia. Se veramente verrà, sapremo accoglierlo. Ma non deve arrivare vivo qua dentro. È interesse vostro come il mio. Mio figlio non deve saperlo, intesi? E non lo saprà. Puoi contare su di noi. Radunate subito gli uomini all'ingresso del paese.
Pensi che sia evaso? Evaso no, non abbiamo alternative. Dovete fermarlo. Come fermarlo? Mi hai capito bene. Bisogna fermarlo. E per sempre. Quell'uomo deve morire. Vattene! Fantasma che torna e che può avere un solo desiderio nel cuore. Può avere una sola sete, la vendetta. Hai paura? No, ma forse tuo figlio sospetta qualcosa. Mi ha chiesto se conoscevo questo Gary Hamilton. E tu cosa hai risposto? Gli ho detto che non lo conoscevo, che non l'avevo mai sentito nominare. Forse ho detto proprio la verità, perché in fondo non ho avuto il tempo di conoscerlo davvero. Ho avuto solo il tempo di tradirlo. E tu non lo conosci, chiaro? Dick non deve sapere e non saprà. Gary Hamilton non arriverà mai vivo fin qui. Chiunque sia quello che sta per arrivare, avrà certo una calda accoglienza. Che ne dice, giudice? Ehi, ragazzi, dove andate? Ciao, zio Jonathan. Ciao. È vero che stanotte ci sarà tanto vento? Sì, è molto forte, pare. Voi non dovrete spiare dalle finestre, perché il vento di stasera forse porterà anche tanti pericolosi pezzetti di piombo. Ma no, che... No, no, piccolina, no. Zio Jonathan non vede più niente se gli levi questi. A casa ora. Andate che a casa. Il vento sta arrivando. Li metta subito a letto, Jane. È meglio che stai dentro anche tu. Forse a Combar vuole spaventare il tornado e convincerlo a cambiare direzione. Ehi, Dick. Thank you.
Venite tutti con me! Rientriamo in città o finiremo per spararci addosso tra noi! Vamos! Prendete quel cavallo! Seguiamo il cavallo! Sì, andiamo! Presto, presto! Non può essere scomparso come un fantasma. Bisogna cercarlo in tutte le case. Tu va con i tuoi uomini e recupera il cavallo. Va, venite con me. È vero che Akombar è disposto a pagare una taglia? Sì, è anche forte. Ma dobbiamo trovarlo però. Svelti, andiamo, svelti! Chi cercate? Fatti gli affari tuoi, vecchio. E stattene a casa. Hai capito? Non c'è di sicuro. Andiamo. Credo che se lo cerchiamo in giro così non lo troveremo mai. E addio $10,000 d'Italia. Beato chi lo trova. Ehi, amigos! Paraki! Thank you.
che gli ha preso. Cos'ha da suonare tanto il prete stasera? Non è il prete. L'ho visto io quando ha fatto sbarrare la porta e legare la campana. Allora qualcuno deve averla slegata. Adesso mi sento meglio. Sei un altro vestito così. Ma che succede stasera? Deve essere il vento. La campana si sarà sciolta. Ma quello sparo? Forse qualche ubriaco che vuol spaventare il tornado e farlo tornare indietro. Brindiamo al tuo ritorno. E tu, Maria, non bevi con noi? No. Morto.
Qui suonava la campana. Dobbiamo trovarlo. Ora sarete convinti che non è un fantasma. Vado da Combar. Io invece resto da queste parti. L'ho ucciso io, padre. Padre, forse è stupido chiamare così un uomo più giovane di te. Come sciocco parlare con un uomo che predica il Dio del perdono. Ma io voglio che voi sappiate che Gary Hamilton ha ormai l'ergastolo nel sangue. Innocente giorno per giorno, ma l'ho convinto a quella vita. Ora il mondo, la vita per me non hanno più senso. C'è solo la vendetta. Lui è morto. I suoi fratelli lo seguiranno. E poi a Combar. Una vendetta covata dentro per 10 anni. Se l'innocenza va pagata col carcere, io ho il diritto di uccidere. Anche se poi Dio dirà anche a me quello che disse a Caino. Sì, è riuscito a entrare in città, quel maledetto. E ha ucciso Jim! Ma è pazzesco, non potete farvi giocare da un uomo solo. Hai più di 30 uomini. Devi assolutamente trovarlo. Chi suonava la campana? Forse lui. Allora, non hai fame stasera? È pronto in tavola. Vengo subito. Stasera ce ne devono essere molti di ubriachi in giro. Ne vuoi un altro po'?
butto giù! Gary, sapevo che eri tu e sapevo che saresti venuto da me. E in me hai ancora un amico. Quando sei sparito da cavallo, ho capito subito che tu eri nascosto nel vecchio cimitero indiano. Nessuno degli uomini di Akumbar si avventurerebbe lì dentro, nemmeno se pagati a peso d'oro. Un indiano ci ha provato. Ma per fortuna ho ancora un discreto udito e buoni riflessi. E un buon fucile. Un tempo non sarebbe servito. Ma da quando te ne sei andato le cose sono cambiate. La gente è terrorizzata dalla potenza di Akumbar. Solo Rosy al saloon gli ha tenuto testa. Ma anche lei ha pagato. Hanno ammazzato suo marito e l'hanno fatta passare per una disgrazia. E il giudice? Il giudice. È una delle prime persone che è riuscito a comprarsi. Solo disgrazie accadono in questo paese. Cos'hai a quella gamba? Un regalo di Francisco Santamaria. Una disgrazia? Chiaro, cosa posso dire? Se volevo vivere, chiamiamola disgrazia. E tu? Una lunga vacanza con sole e serpi. Ma adesso è finita. Tu resta qui e non muoverti. Carlos, aiuto! Appoggiato alla terra. Se è vero che un tempo eravate medico, dovete fare qualcosa per lui. Quest'uomo non può morire. No, no, non era Gary Hamilton. Era un mostro. Un mostro dell'inferno. Pedro, non dovevi morire. Non dovevi morire. No. Io le mie vittime me le scelgo. Dammi del whisky per i miei uomini. E ora dobbiamo vincere questa stupida paura. Non è un mostro quello che stiamo combattendo, ma un miserabile che spero di incontrare. E lo troverò. Distribuiscile. A voi, prendete anche questa. Oh, va, va.
essere pagata? Cos'è? Hai paura che Akombar non abbia abbastanza soldi per queste 4 bottiglie? Lasciami questa. È succo di lampone. È vero. È lampone. Non mi piace. Se è Gary quello che stanno cercando, adesso ha un nemico di meno. Quanto a me, che mi sparino pure. Che cosa vuole da te, Gary Hamilton? Dentro. Miguelito!
buttate giù quella campana! Voglio più sentirla. E stavolta chi ha suonato la campana? Miguel. Dimmi, prete, chi l'ha suonata? Rispondi. Miguel, ti vendicherò. Andiamo. Ho detto di buttarla giù! Sei sopra, Chico? Sì, sono qui! Sì. Slegatela e lasciatela cadere! Avete sentito? Buttatela giù! Thank you.
Levati. Andiamo. Rientriamo tutti alla villa. Avanti, andiamo. Stavo cercando. Perché tutta questa strage? Perché odiate mio padre? Volete ucciderlo, vero? Sì. Potete stare tranquillo, sono disarmato. Seguo solo perché devo parlarvi. Voglio sapere la verità. Gary. Lo so, ti ho disubbidito, Gary. Ma ora sono qui, accanto a te. Vedi, anche con questo vecchio arnese sono in grado di aiutarti. Attento! È il figlio di Akombar. Abbiamo viaggiato insieme. L'ho incontrato sulla diligenza. Vuole sapere la verità. La verità su suo padre. Loro possono raccontarvela. Se accettate però di conoscerla tutta. Fino in fondo. Sì, devo sapere. Nick! Hai visto Dick?
Dov'è Dick? Non era con te. Eppure ti ha seguito appena tu sei uscito. E tu glielo hai permesso? Dovevi impedirglielo. Dick non deve correre rischi. Lui non c'entra in questa storia. Se gli succede qualcosa, sarai tu a pagare. Lascia perdere queste cartacce e armati piuttosto. Mike! 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 Dick è uscito in paese. Chiama tutti gli uomini. Venite giù! Portatevi al carro! Spostate i cavalli nell'altra stalla! Quella è pericolante! Zitto, uscire da solo. Vieni. Rientriamo. Frank, rientriamo. Riporta gli uomini nella villa. Lasciane solo 3 o 4 in paese. Se ne sono andati. Il ragazzo non deve avergli detto che tu sei qui. Ma è meglio non fidarsi, potrebbe parlare. Fate presto! Può crollare! Perché sei uscito? Volevo parlare con Gary Hamilton. Sbrigatevi! Portate in salvo i cavalli! Muovetevi! Non c'è più nessuno per la strada. Devono essere rientrati tutti nella villa. Ma se Dick avesse parlato, dopo tutto quello che vi hanno fatto, siete ancora due ingenui. E perché? Non avrei date tante spiegazioni a quel moccioso. Tu conosci suo padre. Semmai tu avessi avuto un figlio, lo avrebbe spellato vivo. No. Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Gary. Gary, nella villa c'è anche Maria. Lo so. Sempre portato fortuna. Ehi, guarda laggiù. È qualcuno che corre verso la villa. Dov'è? Sono qui. Guardati bene intorno. Ecco. Ecco cosa vuole Gary Hamilton. Guarda tutto questo.
E quest'oro invece è tutto tuo. Tuo. Capisci? E l'oro serve per coniare monete. E quello che conta oggi, credimi, è solo avere soldi. Forse non sei d'accordo? Non è così? Preferiresti vivere tutta la vita nello sterco come ho vissuto io la mia gioventù? Io non la penso come te. Vuol dire che rifiuti tutto questo? Ho parlato con lui. Conosco la verità. Verità. Qui c'è una fortuna e tu parli di verità. Quale verità? Questa è la verità! Forse è meglio dividerci. Uno dei due riuscirà. Spero sia tu. Buona fortuna. Jonathan! Cosa ti ha detto? Tutto quanto. Tutto quanto cosa? Mi ha detto che la guerra non era ancora finita quando vi impossessaste della diligenza che portava l'oro ai confederati. Li trucidaste, tu e i tre Santa Maria. Lasciaste le prove solo contro di lui. Ma lui aveva un alibi. Quella notte era qui, in questa casa, che allora era sua, ed era con la sua donna. Ma tu... tu convincesti Maria. E lei lo tradì, mentendo spudoratamente. Ora so perché quell'uomo vuole ucciderti e so anche che dobbiamo ammazzarlo prima che ti distrugga. Io sono tuo figlio e debbo stare dalla tua parte. Anche se... se diventerò un assassino come te uccidendo un innocente. Thank you.
Fermo! Frank! Frank, perché? Perché Gary è innocente. E voi lo sapete benissimo. Idiota, potevo fermarlo! Nessuno lo fermerà. Gary, perdonami. Perdonami per tutto quello che feci allora. Ma mi costrinsero, te lo giuro. Mi avrebbero uccisa, lo capisci? Ho avuto paura. Sono stata una pazza, una stupida, ma ho avuto paura. Anche per me sono stati anni di inferno questi. Con un uomo che mi ha tenuta prigioniera. Un uomo che non ho mai amato. Portami da lui. Perché?
colpa tua. Ora lo sai che cosa accadrà. Perché tu l'hai ucciso. No! Sì, tu! Ti avevo detto che qualsiasi cosa gli fosse accaduta, la stessa cosa sarebbe accaduta a te. No! No! E adesso anche tu morirai. No! Continuare a nasconderti! Hamilton! Hamilton! Hey!
Sono qui, Akombar. Qui, davanti a te. Scavate, e sotto quelle macerie troverete più di quanto occorra per ricostruire tutto. Baby one, hey. May you find your freedom and you cross the mountains high. And you will cross the deep wide river of temptation. There's liberation of all the trials and woes from blood and judge. Batman and Sam. You'll face the judge and he won't be Batman and Sam. You'll face the judge. Anyone be that?